anche, anche Antonio Di Pietro, vorrei che la, la sentisse, anche Green e gli altri. Roberto ha 17 anni, è venuto perché ha letto su un blog che facciamo queste manifestazioni in giro per le piazze, a leggere articoli, a leggere la Costituzione, a difendere alcuni principi, e poi è venuto sempre. Scrive sul suo blog degli articoli molto fini, molto seri, e ha deciso di intervenire per un breve intervento. Quindi è molto simile alla mia idea di democrazia partecipativa la presenza e la presentazione con una ragazza come Roberta. Prego. Grazie. Sarà un po' difficile, viste le persone che ci sono qui, fare qualcosa degno della vostra attenzione. Spero di dire qualcosa di importante. A Milano dovrebbe esserci una via dedicata a Craxi. E perché vogliamo impedirlo? Ci sarebbe da indignarsi se in questo paese ci fosse sempre stato riconosciuto il valore, se in questa città fossero state intitolate via a Libero Grassi, a Don Pino Puglisi, a Rosario Livatini e a Pippo Fava. Invece il sindaco Moratti ci ha fatto sapere, non molto tempo fa, che una via Enzo Biagi sarebbe stata un ostacolo sulla via della pacificazione. E figuriamoci cosa potrebbe provocare una via Beppe Alfano a Rocco Chinnici, nella città della Banca Rasini, la città dove sono stati arrestati Gerlando Alberti e Luciano Ligio, dove la mafia non c'è e nessuno dice che esiste. È per questo che una via Craxi non solo non è da condannare, ma è addirittura desiderabile. Una via Craxi è il grottesco simbolo dello stato di questa democrazia. La democrazia si fonda sulle regole. Dedicare una via ad un latitante, non a un esule, a un latitante, ci dimostra come le regole debbano essere imprante senza remore e la scaltrezza celebrata senza pudore come esempio da imitare. Però, nel momento in cui quella targa verrà affissa, per favore, la signora Moratti e la giunta di Milano ci dicano schiettamente che è finito il tempo dei servitori dello Stato, delle regole, della Costituzione e della democrazia. Smettano di mentire, ammettano che la via Craxi è l'evidente celebrazione dell'affarismo, dell'impunità e del malaffare. Ci dicono che in Italia non è possibile sentire quel fresco profumo di libertà che fa rifiutare il punto del compromesso morale, dell'indifferenza, della contiguità e della complicità che Paolo Borsellino ci aveva augurato di sentire. Ci dicano una volta per tutte che gli eroi italiani non sono Falcone e Borsellino dalla Chiesa. Ci dicano che questo non è un paese per onesti, né per uomini liberi. Solo allora potranno celebrare i loro finti eroi. Faccio un attimo qualcosa.